Una volta qualcuno ha detto: la periferia è una fabbrica di idee, è la città del futuro. Ma cosa significa futuro in un quartiere di periferia? Cosa accade quando pubblico e privato si impegnano insieme per dare nuova forma a un luogo lontano dal centro? Io sono Yuri Chechi e questa è Future Now, la serie web che in ogni episodio racconta un valore che Reale Group vuole restituire al mondo. Perché sono le azioni che facciamo oggi a determinare il nostro domani. Questo è il quartiere Barriere di Milano, a Torino. Oggi qui si inaugura l'area verde di Via Mascagni, insieme a Reale Mutua, il Comune e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali della città. La dimensione dello spazio pubblico e del gioco è una dimensione cruciale nel sentirsi parte della comunità e parte del proprio quartiere. Spazi come quello che oggi inauguriamo vanno proprio in questa direzione, sono rivolti ai più piccoli e ai giovani, ma sono anche rivolti a tutti ed è importante far sentire tutti i protagonisti della vita del loro quartiere. Barriere di Milano è un quartiere straordinario, un quartiere multietnico, un quartiere giovane in cui la nostra amministrazione sta credendo molto. Questo è un esempio molto virtuoso che racconta di un modo diverso di pensare alla città, che mette insieme l'istituzione pubblica, la città di Torino, imprenditori privati e soprattutto i cittadini nell'ambito di un processo di coprogettazione del loro spazio pubblico. La storia di questo parco si lega alla storia delle case di Corso Taranto, 16 palazzine, 38 scale e 650 appartamenti, ma soprattutto si lega alla storia di migliaia di persone che abitano questo luogo. Il fatto di essere vissuto e cresciuto proprio a 500 metri da questo posto e il privilegio di lavorare per una fondazione mi rende molto orgoglioso. Orgoglioso perché questo è l'esempio classico dell'esercitare un diritto per il bene comune. Reale Foundation è stata coinvolta in questo progetto un anno fa. Un anno di lavoro che ha permesso la realizzazione di questo magnifico campo, dove non c'è solo un campo da calcetto, ma è soprattutto un punto di ritrovo per la comunità, per il quartiere. Reale Foundation innanzitutto promuove l'alleanza per lo sviluppo sostenibile e lo fa insieme a attori pubblici, privati, per creare posti di vita così belli, inclusivi, sostenibili nel tempo. La rigenerazione di uno spazio come questo fa parte, secondo me, di un processo della cultura che crea il cambiamento, cioè la cultura, il bello, sono un driver per generare valore. E questi spazi sono fondamentali perché sono spazi di aggregazione. Sono certo che un piccolo gol l'abbiamo fatto. Come ci spiega Luca Rossin, riqualificare questo spazio non è solo renderlo più bello, ma renderlo più vivo, perché i luoghi sono fatti di persone, persone diverse tra loro, che hanno voglia di abitarli e renderli propri. Gli spazi pubblici non sempre hanno la capacità di manifestarsi come luoghi del desiderio e quindi il progetto ha cercato di riportare una sorta di forza desiderante, attitudine desiderante verso questo luogo. Io sono convinto che questo nuovo assetto possa essere una nuova stagione di desideri e di volontà di prendersi cura. Ecco, la parola cura è il concetto principale di questo percorso. Già, perché solo attraverso la cura si può creare un futuro accessibile a tutti. Come fa Akar, che ogni giorno si occupa dei bambini e delle bambine del quartiere grazie a un progetto di doposcuola. Sono innamorato di questa zona. Ho iniziato con 2-3 bambini, adesso ce l'ho più di 160 bambini. Non è sempre facile, ma un poco alla volta si cerca di migliorare. Chi parla magari arabo parla, chi parla italiano parla. E il bello è che quando parlano tutti e due insieme, vedi proprio una cosa che è bella dentro, proprio un'unità dentro. Perché il futuro, non diciamo che italiano o straniero, il futuro devono essere insieme. Forse qualcuno, passando da queste parti, continuerà a vedere solo un parco e qualche attrezzatura, ma è qui che nasceranno le connessioni future. Qui, dove futuro è uno spazio che si può costruire insieme, anche grazie allo sport che ha, e io lo so bene, un valore inestimabile per capire chi siamo.
Il gioco libero, la possibilità di incontrarsi, di avere uno sfogo al di là degli spazi che offre la scuola è molto importante. Per conoscere e quindi fare sport insieme e costruire una società. Per me il campetto rappresenta una forma di familiarità. Per me questo campetto rappresenta l'amicizia. Per me questo campetto rappresenta la felicità. Familiarità, felicità, amicizia. Alla fine di questa giornata, non so se Barriere di Milano, il cosiddetto quartiere 33, diventerà la città del futuro, ma di una cosa sono certo, il futuro è già qui. Nei bambini e nelle bambine che ho incontrato oggi, nelle loro famiglie e in tutte le persone che impareranno a prendersi cura di questo piccolo spazio. Per imparare, domani, a prendersi cura del resto del mondo.